In talune occasioni si prova a voler infangare l'immagine di una ragazza pulita qual era Nicoletta, il cui unico errore è stato quello di frequentare Carmelo Bonetta e Margherita Buffa. Cioè la malvagità è qualcosa che dunque permea questa vicenda. L'unico giro negativo in cui si trovava Nicoletta era quello di Margherita Buffa e Carmelo Bonetta. È avvenuto un sacrilegio. Cioè lei definisce l'omicidio di Nicoletta un sacrilegio. Quella notte ero insieme alla famiglia, eravamo in trepidante attesa per avere notizie di altro genere. A Marsala un delitto di questo genere, ecco, si ricordava essere avvenuto 40 anni prima, 50 anni prima, cioè quando fu la storia delle tre bambine, ma non era mai più successo un fatto del genere, quindi non immaginavamo un fatto così grave. La famiglia è assolutamente contraria, ma da diversi mesi, a che Nicoletta frequentasse Margherita Buffa. Ci sono le denunce del professore indelicato, del papà di Nicoletta, che appunto denuncia il taglio dei freni. Il taglio dei freni è un allarme, quello del taglio dei freni è estremamente grave. Il padre si rende conto e la madre della gravità e appunto vanno a fare una denuncia. Lunedì dovevano partire sostanzialmente un'indagine attorno a questa storia, il lunedì seguente alla scomparsa. Non ce la fanno perché avviene quello che avviene, la malvagità. Cioè la malvagità è qualcosa che dunque permea questa vicenda e la rende veramente gravemente noir tutta la vicenda. A un certo punto, quindi, si è rotto questo potere di Margherita Buffa su Nicoletta, magari Nicoletta reagisce e questo fa scattare la malvagità di Margherita, che adoperando come strumento fisico e coinvolgendo il Bonetta arriva al punto di sacrificare. È avvenuto un sacrilegio. Cioè lei definisce l'omicidio di Nicoletta un sacrilegio. Carmelo Bonetta. Carmelo Bonetta, come dichiarazioni, ha fatto un percorso che io definirei inversamente proporzionale alla vicinanza di Margherita Buffa. Le prime dichiarazioni di Carmelo Bonetta sono veramente dei telegrammi, sono pochissime cose e oltretutto nega di aver incontrato la ragazza, eccetera, eccetera. Man mano si allontana dall'influenza di Margherita Buffa, Carmelo Bonetta spiega sempre di più di quella storia, fino ad arrivare addirittura all'interrogatorio del 17 luglio, in cui praticamente cerca di dare un quadro più completo possibile. E abbiamo invece Margherita, che invece obiettivamente non ha mai collaborato. Cioè, vi è la famosa frase in cui praticamente lei dice: questo corpo non si deve trovare perché io devo uscire da questa caserma con la mia vita e con la mia auto. Tra i due è evidente che c'è uno squilibrio caratteriale, cioè abbiamo certamente una figura forte in Margherita Buffa e una figura estremamente debole in Carmelo Bonetta. Che ci potesse essere certamente un coinvolgimento in determinati giri che possiamo definire così opachi, in una Marsala, diciamo, sconosciuta da parte di Margherita Buffa, su questo noi siamo abbastanza certi. Noi abbiamo avuto pure due testimonianze in corte d'assise
di due persone, diciamo rispettabili, che sono venute a raccontare effettivamente di aver avuto dei rapporti con Margareta Buffa. Quindi che ci fosse un giro certamente, e questo giro in qualche maniera è un giro che può essere pure personale di Margareta Buffa, non c'è ombra di dubbio. Ne stanno vivendo estremamente male, soprattutto quando in talune occasioni si prova a voler infangare l'immagine di una ragazza pulita qual era Nicoletta, il cui unico errore è stato quello di frequentare Carmelo Bonetta e Margareta Buffa. E questo logicamente acuisce il dolore della famiglia, ma possiamo dire con una certezza pari al 99,9% che Nicoletta non era nel giro di niente. L'unico giro negativo in cui si trovava Nicoletta era quello di Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, cioè in questa sorta di trio malefico che a quel punto sacrificano in quel luogo di notte. Cioè, ma dico, pensiamo, siamo a metà marzo, è l'equinozio di primavera e loro fanno scendere Nicoletta in qualche maniera, e poi avviene un fatto di una gravità inaudita, perché sono 12 colpi di coltello, tra cui dall'analisi del medico legale date da due mani sostanzialmente differenti, e tra cui un colpo alla giugulare. Carmelo Bonetta in udienza ci viene a dire un fatto, dice: lì Margareta sacrificava i gatti neri, lì sgozzava e poi dava fuoco ai gatti. Poi si raggiunge l'apice in quel sabato notte che è equinozio di primavera, e non è a caso secondo me, perché nella sua mente complessa c'è pure questo aspetto, e nell'equinozio di primavera viene sgozzata e bruciata Nicoletta.